Tempo? Sette. Benvenuti, sono catapultato qua in questa nuova settimana, qua te lo dico, qua te lo rapperò, poi io che ne so. Benvenuto a te amico ascoltatore, sono anche un rapista molto in vista, e se voglio essere rapista non ci puoi più fare niente. Ti prego dai Simone, parla lentamente, quante radio ti amplificano, non mi dire niente, magari poi non c'è nessuno veramente in tempo zero né lateralmente. Tempo? Basta, ma devi alzare la voce un po'. E poi giovanotti, scusami, perché non riesci a dire zero? Cioè il programma si chiama Tempo Zero, mi mozzi le parole, anche te, boh, vabbè, vabbè. Già peggio, va. Benvenuti amici ascoltatori, abbiamo archiviato la Pasqua, ma in questa settimana dal 17 al 22 di aprile noi signori apriremo il cielo. Altro che parla lentamente, se no non ti si capisce. E da dove trasmetti? Da, fai lo spelling per favore, abbassami un attimo per favore la base, da Monteleone d'Orvieto, dagli studi Mi Sentite, pronto? Ci siete italiani? Ok. Dicevamo, la settimana del 17 al 23 aprile 2023, la settimana che prelude il grande weekendone dal 25, ponte del 25 aprile, primo maggio, tempo zero, e andremo a vedere dove sono gli italiani. Dove siete italiani? Dove siete? Non mi lasciate solo, lo so che siete 8 miliardi 626 milioni di persone, più lentamente, lo so che siete 8 miliardi 626 milioni di persone, però se parliamo lentamente così, ora io capisco un po' parlare lentamente, ma far venire il latte alle ginocchia alle persone, anche no, giusto giovanotti? Questa è tempo zero, è tempo zero. Devo fare delle ripetizioni anche a sto ragazzo qua, io, a Giova, che tra l'altro è anche uscito con il suo nuovo pezzo musicale, veramente veramente molto molto bello. Parleremo di un sacco di argomenti, andremo a vedere dove vi sposterete in questo prossimo ponte del 25 aprile, primo maggio, se siete come Simone Papini che avete prenotato veramente all'ultimo, speriamo che vi abbia detto fortuna, perché anche a me ha detto fortuna, ero di quelli che diceva agli amici, ma dai, ma tranquilli, ma tanto c'è tempo, tanto è tempo zero, e al momento rimaniamo veramente senza neanche un albergo per il 25 aprile, primo maggio, e voi direte, lo so, non frega niente a nessuno, però vuoi che qualcuno se lo chieda, ma allora tempo zero va in vacanza in questo periodo? Assolutamente no, la tragedia non finisce, tempo zero è qui comunque, perché degli studi umbri di Monteleone d'Orvieto noi ti teniamo sempre compagnia. Leroy24ore.news.it e i nostri studi di Milano. Allora, che si fa? Si inizia? Si continua a parlare? Che vogliamo fare? Saprete che parleremo anche dell'intelligenza artificiale, chatbot, e lo faremo con i protagonisti della capanna internazionale, ma lo faremo seriamente? Ma davvero dici? Sì, seriamente lo faremo. Lo so, è estremamente incredibile, però lo faremo seriamente. Quante volte ho detto seriamente? Je ne sais pas, e cominciamo e la. Stai ascoltando Tempo Zero. No, però scusi, allora, Mario, lo so che lei è un grande protagonista, ma se abbassa così tanto però il volume della sua vociona e della sua vocina, gli ascoltatori non sentono sta beata cippa-lippa. Me lo rifà per bene, per favore, un attimo questa cosa, e parli lentamente, mi raccomando, testa tipo, stai ascoltando Tempo Zero, che così almeno altro che un'ora e qualche minuto. Facciamo una giornata e qualche minuto. Allora Mario, dai, facciamolo bene, facciamolo. Lei lo fa sempre bene. Sì, lui fa bene, ma dai, però non fate così, non fate questi dopo sempre. Allora, lo rifaccia però a volume più alto, dai. Stai ascoltando Tempo Zero. Perfetto. You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby. When you talk, I believe it, baby. I like that thick, petite, pretty, little touch of sedity. Love to work, kitty, like, she loves to stir it up. I can hear her purring up, but she's the type that will get her rousey up. Get you excited and call her boyfriend up. What's the plan without the plan B? We can meet up at the Huddle House for the TD. Stand by like a buddy pass while I watch this beautiful thing shake that ass. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Well, I must say you're the
flyest thing in here. So hot, we gon' need some rain in here. Type to make ex-gangsters bang in here. Girl, you can do anything you want in here. Frown if you want to, frown if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I'd rather see you shake it standing. Either way you do it, girl, you look outstanding. And now you got me spending. The way you got that body bending. And ass like that, girl, you gotta be kidding. Had me going to church next day repenting. Lap dancing for my F.A. crew. Slide her over to boo, cause he wants some too. Up in the VIP with no fee. Blessing you with the G, even though we getting it free, so. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, open answer. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, open answer. Shake your body like a belly dancer. A te che stai ascoltando il tuo programma radiofonico preferito, a te che, Simone, parla più lentamente perché altrimenti non ci capisco sta beata cippa lippa, a te che stai facendo spesa, a te che stai tirando giù la lista della spesa, a te che stai inviando il tuo ennesimo curriculum, ma tranquillo, stavolta andrà bene, a te che hai iniziato a lavorare in questo periodo pre-stagionale estivo, a te che sei uno studente e il tuo periodo scolastico sta per terminare, a te, qualunque cosa stai facendo, questa è la tua emittente radio televisiva preferita. E a tenerti compagnia c'è lo speaker più bravo, c'è lo speaker più divertente, c'è il programma migliore che tu abbia mai conosciuto. Tempo Zero, The Big Family Radio, le Radio Partners, la grande famiglia. Se mi vedi in giro, baby, non farmi domande. So che ti sei fatta tutto in giro, tutti in mandem. Non dicono niente dal vivo, non alle palle. Scappo da sti cloud chaser, alleno le gambe. Dimmi cosa vuoi da me, lil bitch. Non mi rubi vibes. 2023, energy, don't fuck with the life. Sono sempre qui, sempre lit, sempre good life. Sex nella suite, niente jeans, solo good wine. Tipo in giro con dolce vita, io metto juicy. Smetti di fumare quel lit, prova sta cookies. Aspiro e bevo una granita, non maca tu. Sono la sua droga rosa, mi ha salvato tu sì. Fumo, faccio tutti i gusti. So che hai fatto scema gruppi. Meglio che io faccia silenzio un po' più di tutti. Non chiedermi che ne penso, partiranno insulti. E tu vuoi una bitch come me, chiusa nello studio, mandi mille WhatsApp, baby. E tu dai retta a me, torneranno tutti quando farei flex, baby. Passami la do, passami la weed. Passami l'iPhone, vado via da qui, yeah. Passami la do, passami la weed. Passami l'iPhone, vado via da qui. Yeah man, sono high as hell, I can tell. Tipo che ti chiedo ma sei te, passa il tè. Fumi questa dopo sei dead, dry del bled. Non ho capito chi sei te, dai sei damn. Ora che ho fatto i soldi manco vado da Gucci. Faccio shopping dai cinesi, spendo soltanto il sushi. Che darebbe mezza scena per toccarmi la cucci. Meno male che ci sei tu che li scopi e li ci. Sto mangiando waffle con il maple. Guardate che Anna ha detto una parolaccia e non è stato Simone Papine. Non è che poi gli editori mi chiamano e mi dicono non si dicono le parolacce. Chiamate un po' Anna per favore, ci avete il numero di Anna? Il suo nuovo singolo Energy ha detto quella parola lì che la voglio ridire anche io, così mi voglio beccarmi il cazziatone, perché comunque rassettare la casa e anche scopare, voglio dire, no? Stava scopando la casa la ragazza e stava pulendo e tutto a posto, tutto bene. Oh, poi mentre voi ascoltate la vostra musica, a me viene da ridere perché veramente la capanna internazionale, non mi chiedete più che cos'è la capanna internazionale perché faccio veramente una scenata la prossima volta. Mentre voi ascoltate la vostra musica, anche io ascolto la mia musica, ma anche voi ascoltate la vostra, insomma tutti ascoltano la musica mia, allora, e tutti fanno quello che gli pare, va benissimo così. Mentre stavamo ascoltando i pezzi musicali e poi a livello televisivo, Claudio mi fa: ma ti sei reso conto che comunque nella sigla hai parlato per 3 minuti? Ho capito, ma devo allenarmi a parlare più lentamente. Se la sigla può durare anche 10 minuti, va così. E poi così almeno mi contattano e mi chiedono: ma quanto dura Tempo Zero? Boh, fai un po' te, lo facciamo durare eventualmente un paio di giorni, un paio di 40 ore le fanno, facciamo durare. Tempo Zero, settimana dal 17 al 23 aprile, prelude questo grande ponte meraviglioso, questo weekendone. Quindi, tra l'altro, perché il lunedì prossimo è il 24 e se sei riuscito a prendere una giornata di ferie il giorno di Cuscinetto, ti sarei preso sicuramente il periodo migliore per prenderti anche una giornata di ferie di Cuscinetto. Certo, amico ascoltatore, magari i tuoi colleghi ti hanno guardato un po' così, no? Perché generalmente i piani di ferie si fanno molto prima, tra gennaio, metà gennaio, primi di febbraio.
e tu sei lì col calendario, aspetta che ci sono i punti, ci sono un sacco di punti messi molto bene, 25 aprile, 1 maggio, il 2 giugno, tra l'altro Ferragosto dovrebbe essere di martedì, quindi insomma tutti lì a prendere i punti, se li prendi tutti tu amico ascoltatore, a me che me ne rimane, poi alla fine fammi capire, ecco. Comunque dove sono gli italiani, dove siete italiani, non è che mi avete lasciato solo, ci state portando sicuramente sulla vostra emittente radio televisiva preferita, perché tutti mandano in onda Tempo Zero, tutte le radio partner, lo diciamo proprio lentamente, tutte le radio partner. E gli italiani dove sono secondo l'associazione consumatori, voi italiani ma anche io, perché comunque dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto, adesso riusciamo brevemente a dirlo in maniera migliore così almeno ci capiamo tutti, ecco, ci sposteremo, ma ovviamente con la possibilità degli studi orvietani per continuare a rimanere sempre collegati sulla nostra onda. E per dirvi che cosa, che gli italiani secondo l'associazione consumatori dove ci sposteremo, un italiano su tre intanto si sposterà, le mete preferite sono il mare, la montagna, il lago, il lago si dice, adesso mi vengono anche a me che mi riprendono tutti, io sono un bersaglio facile veramente, il lago sì, al lago, il lago, Clara mi vai a vedere un attimo nel dizionario, al lago, però se la persona va al lago, se però io ti posso dire il lago, giusto? Ok, mi fanno venire i dubbi, mannaggia Peppe. Quindi il lago, montagna e anche le città d'arte, gli italiani rimarranno per il 42,5% per questo ponte, dicevamo del 25 aprile, che poi se sei riuscito invece a prendere tre giorni di ferie ti agganci direttamente 25 aprile, 1 maggio e vai così in scioltezza, quella gioia di tutti i tuoi colleghi dell'ufficio, effettivamente 25 aprile, 1 maggio, ma il 42,5% degli italiani ha scelto già comunque sia il mare, il lago, dicevamo la montagna, ancora questo lago, le città d'arte, gli italiani si sposteranno sì, ma anche all'estero, ma tranquillo amico ascoltatore, la nostra emittente radio televisiva, la nostra emittente radiofonica la raggiunge ovunque, anche all'estero, con la nostra applicazione, la nostra applicazione gratuita raggiungibile dai tuoi dispositivi e dai sistemi operativi, basta recarti ovviamente sul tuo App Store per continuare a scaricarla, e siamo presenti su centinaia e centinaia di aggregatori radiofonici, sono stato bravo a dirlo, l'ho detto lentamente, abbastanza, sì, si è capito? Bene, allora dai, mettiamo il prossimo pezzo musicale. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de las copas al brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otro por más que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Amici ascoltatori, ruttare fa bene alla salute. Non lo dice Simone Papini, anche se magari lo potevo dire anche io, ma credo che possiamo dirlo ognuno di noi. Mi guardate per favore a livello editoriale se si può dire la parola rutto? Si può dire però. È un po' come sterco, fondamentalmente, perché comunque sia lo sterco è quella lì. Non sono parolacce. Perfetto, mi guardate un attimo per favore il dizionario e lo Zingarelli, eventualmente, che anche io sono uno zingaro felice certe volte. Bene.
Allora, lo dice la scienza, signori, ruttare fa bene alla salute. Per quale motivo? Perché consentirebbe di eliminare gli eventuali, si legge testualmente, dolori addominali e il gonfiore dovuto all'eccessiva quantità di aria ingerita nel momento in cui, insomma, si mangia. Simone Papini è molto fagocero, lo sentite anche da come parlo. Spesso e volentieri mi viene fatto notare che parlo anche troppo velocemente. Ma voi mi sentite? Volete dei sottotitoli, amici ascoltatori? Ma sentiamo che cosa gli dice e che cosa ne pensa la nostra CD bottolata del fatto del rutto. Poi esiste anche la gara del rutto libero, lo sapete voi, dell'editoriale, Antonello con la telecamera, lo sai tu questa cosa. Allora, la nostra CD bottolata che cosa ne pensa del rutto libero, o comunque del rutto in generale? È buono a Ciri, mamma mia, io parlo veramente troppo velocemente, ma lei mi fa venire veramente il latte alle ginocchia. Buon lunedì, buon martedì, buon mercoledì, che mi vuole dire? Mercoledì, abbiamo scelto mercoledì, va bene. Allora Ciri, buon mercoledì anche a lei, come va? Che ne pensa del rutto libero? Carissimo Simone, ma non si ricorda neanche come mi chiamo io? Eppure sono seguito da 8 miliardi e 626 milioni di persone a Ciri. Non si fanno i rutti. Ma perché non si fanno i rutti? Ma chi gliel'ha detta sta cosa? Perché spesso e volentieri, un po' come lo sterco, viene comunque passata come parolaccia o comunque come gesto inconsueto. Sicuramente, insomma, no? Ruttare in pubblico, magari mentre stiamo in compagnia di amici, a bocca aperta, pensate che discorso. Adesso magari qualcuno si sta sintonizzando per la prima volta ascoltando in questa fascia oraria tempo zero e stiamo parlando di rutti, così capite perfettamente che tipo di programma è. E immagino le telefonate degli editori dicendomi: rutto, sterco, attenzione, ti porto qui nel mio cuore, ma non si può dire. Ma noi lo diciamo perché è una notizia scientifica. Perché non si potrebbero fare, secondo lei, a Ciri? Ma chi gliel'ha detta sta cosa? Scusi. Perché quelli che fanno i rutti fanno schifo. Ma non è vero che chi fa i rutti fa schifo, scusi. Ma se ci dobbiamo liberare un attimo, si alleggerisce anche comunque sia lo stomaco per i dolori addominali. A Ciri la vedo leggermente addormentata, vuole riposarci un po' e ne parliamo tra poco? Mes lasso wurde, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Ok, mijn hart dat breekt dus zo. Sta me mee als bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Laat me maar dansen tot de zon opkomt, des carons terrons. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis ma note, frappe ma dos. Et croyez une âme encore, encore. Et encore. Quand t'es comme tout, t'es non et trop lourd. Ça y va éclair, est-ce que c'est. Dalla Francia con amore, da Parigi, con tutta la passione del caso Claude. La 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 la. Volevo fare un coro tutti insieme, per favore? One, two, three, four. La 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 la. Facile perché voglio dire facile perché comunque è una tonalità che riesco a beccare molto facilmente. Sento io, insomma, non baritono, ci riesco molto facilmente. Stavamo pensando, siccome sono un sacco di settimane che non sentiamo suonare DJ Cocco, DJ Cocco non è che suona lo strumento, DJ Cocco però suona perché è un grande DJ a livello mondiale, globale, nazionale, ce l'abbiamo solo noi, ce l'ho solo io.
Però siccome lui si è fissato con questa cosa che devi mixare con il suo mixatore, la console che va a batterie, bisognerebbe che qualcuno di voi, non io ovviamente, possa recarsi in qualche negozio con le proprie gambine, andare a comprare le batterie a DJ Cocco per la sua console, perché se no anche questa settimana non lo facciamo suonare eventualmente. Io vorrei farlo suonare. Allora, mettiamoci d'accordo, i soldi ve li do io, perché tanto li devo uscire sempre io i soldi, io pago. Io vado a... allora viva, vi do i... eccolo, guarda, prendi un po', vieni qua. Ok, guarda, sono... poi mi porti il resto, però io non so neanche come ti chiami, te mi porti la fattura e vai a comprare le batterie per Cocco DJs, così quando torniamo Cocco DJ ci farà ballare con la sua musica. Poi dovremmo comprargli anche una console che non vada a batterie, possibilmente. Poi ne parliamo. Signori, ci prendiamo la nostra prima pausa e torniamo subito. Ça c'est mon dernier mot. Sto tornando così velocemente. Parla sempre, ma magari lentamente. Attiva le orecchie, questo è Tempo Zero. Te lo dico letteralmente. Sono io, il repista, sempre in vista, sempre in pista anche, Stai ascoltando Tempo Zero. Grazie Mario per avercelo ricordato, perché a volte mi dimentico anche io. Abbiamo comprato le batterie Batman, sembra Batman, batterie, le nuove batterie per la console di Cocco DJs, perché lui è l'unico, il primo DJ che funziona, sì ma a batterie. Sono una padella. E chi se ne frega, carissima Aceribottolella. Mi lasci ballare, mi lasci volare. Sto volando, sto rappando, sto cantando, sto tornando, tutto in ando. Batterie sono nuove, quelle di Cocco DJs. Oh, batterie carica a tavoletta, E lui è velocissimo oggi, la mano veloce con le nuove batterie. Dovremmo comprargli una batteria a settimana, troppo. Costa troppo, le nuove batterie di Cocco DJ, così ci sei. E velocemente poi te lo direi. Attiva le orecchie, è Tempo Zero sentimentalmente. Yes, miscelazione avvenuta. Cocco DJs. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bananza. Shake your body like a belly dancer. Bambolotto gonfiabile, come stai? Sto volando. Oh, carissimo. È tutto a posto, te lo dico così velocemente. Tu intanto attiva le orecchie, è Tempo Zero così velocemente. C'è Cocco DJ con le nuove batterie, shock, occhio, che marca è? Quali sono? Che marca di batterie? Mi fate vedere che marche di batterie avete comprato, Velocissime, a tavoletta oggi, a pressione il nostro Cocco DJ, fai così. Carissimo Simone, come stai? Che fai di ballo? Io sto volando, ma sto anche ballando con il mio mantello magico. Venga, Aceribottolata, la porto via con me. Io sono Super Simi, sto volando. Sono tornato.
è tutto così velocemente. Attiva le orecchie, ma quanto dura? Tempo zero, forse il tempo di un momento. Mannaggia ragazzi, oggi sto veramente rappando come non ci fosse un domani, eh. Oggi vado proprio così in follia, eh. Mixer, mixer. Domenico, con tutto il mio cuore, e ti voglio un mondo di bene, e ti penso sempre, e ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E chi se ne frega, 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 che te frega, che te frega. Questa è Tempo Zero. Nella vita della fiera? Che significa? Che ho detto? Che cosa ho detto? Benissimo Simone, io non sono né vecchia e né una padella, va bene? Va bene, ma chi se ne frega? E smettila di dire. Cosa? Non ho detto nulla. Padella e sono cosa? Una vecchia. Sono va una vecchia. Bene, io non sono né vecchia né padella. E né padella. Sì, va bene, io però sono sì, giovane. Cosa? Giovane, va bene. Okay. Come sei tu, cosa? Anche giovane, anche, tu anche lei. Non sei vecchio. No, sono giovane. Perché mi dici che sono vecchio? Ma io non ho detto nulla, io sto volando, guardi, io sto volando. Sto andando via, guardi, guardi come volo con il mio super mantello magico. C'è DJ Cocco, c'ha anche le batterie cariche, guardi come volo. Volare è bellissimo. E ovviamente volo veloce, come parlo veloce, volo veloce. Via, eccomi qua. Ora vengo a casa vostra. Vai, vengo, vengo subito. Buon pomeriggio. Le batterie di DJ Cocco si stanno per scaricare, mancano 120 secondi e poi si scaricheranno. Ma che batterie, erano buone, eh? Era proprio a tavoletta oggi, era proprio al massimo dello splendore il nostro DJ Cocco. Però voglio dire, durano quei 7-8 minuti, poi ciao queste batterie. Fatemi vedere che marca di batterie, che siano cariche a tavoletta, va bene, tutto a tavoletta, anch'io parlo così velocemente, attiva le orecchie, non ti posso più mettere in onda, così lo sai perché. Parla con me, no, adesso a parte le varie cretinate che dice Cocco sta andando indietro, Cocco che sta a fare? Che sta a fare, Cocco? Mi fate vedere che tipo di batterie gli avete comprato, per favore? Che marca è questa? Io non la conosco, però durano poco, secondo me durano poco, perché lui si scarica così e velocemente. Diciamo che si accetta velocemente e altrettanto velocemente, blum, mi si affloscia, però direi che è anche giusto così. Batterie che durano un paio di minuti. Ma solo noi le potevamo comprare, però, è questo. Soldi buttati. Stai ascoltando Tempo Zero. Aye, 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 via, eccoci. DJ,
io sapere chi sta. Secondo me sta Fulmin DJ e DJ Cocco. Vi ho già detto che non possono stare insieme, invece. Che un mixa uno, un mixa l'altro, per favore, dai, su. Ehi, ehi, tutti insieme, ehi, via, ehi, aiuto. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Step free, free, step, step. Momenti di follia di DJ Cocco, eh? Mi si è anche scaricata la batteria così, velocemente. Guardate, la prossima settimana le comprate voi le batterie, non è che le posso comprare sempre io per sto ragazzo qua, eh? Quindi sì, ci mettiamo d'accordo, cioè facciamo un po' 50-50 una settimana per uno, eh? In the head, continue a DJ. In the head, keep on moving. Tempo zero, la tua musica energetica preferita, te lo dico, nella vita. Casino ragazzi, oggi sono più esaurito del solito, oggi è un problema, problema, datemi un tranquillante, eventualmente, casomai. Di volo per tutti coloro che volessero, perché attenzione, Sciocco oltre ad essere di tutti come Barbara D'Urso, io so volare, quindi per tutti coloro che volessero imparare a volare, lezione di volo, ma proprio di volo, vi do il mantello magico, ve lo affitto gratuitamente, noleggio gratuito. Di Ruffi, signori e signori, questo è veramente uno degli argomenti che puoi trovare in esclusiva assoluta all'interno di Tempo Zero Show, la capanna internazionale. Secondo la nostra ciribottolata, i lutti non si fanno perché chi fa i lutti fa schifo, mentre secondo la scienza fare i lutti fa bene. Ovviamente è questione di educazione, mentre siamo magari con i nostri commensali, beh, insomma, no, a bocca aperta non si fanno, però magari, che ne so, nella nostra intimità, quando ci sentiamo un po' in bisogno di farli, si fanno a ciri si fidi. Io li faccio, sono... cosa? Che? Sembrano come dei... Ma cosa? Sembrano chi? Sembrano persone che hanno bisogno di farli, scusi. Cosa? Porci, no, porci comodi. No, non è vero, Ciri, non è vero. Cioè, sembrano cosa? Maleducati. Non è vero che allora, non è vero che sembrano maleducati, gliel'ho già detto, poi dipende ovviamente nel momento in cui si possono fare. Si fanno da soli, voglio dire, ci si allontana un attimo, magari si ha proprio bisogno impellente di farli, che discorsi. Sono maleducati. Non è vero che sono maleducati. Quelli che fanno quelle cose. Ma quelle cose, ma che sta dicendo? Scusi, lei è veramente la degna vicina di casa di DJ Cocco. Quelle cose, Barisi, vera. No, non è assolutamente vero. Perché basta semplicemente usare un po' di educazione, allontanarci magari dai nostri commensali, se non possiamo farne a meno, lo facciamo. E basta. Sta squillando il telefono, mi sta chiamando qualcuno degli editori, no? Meno male, è andata bene. Andiamo avanti quindi con la nostra musica energetica, quella di Tempo Zero. Ma dai, vai.
quindi ci piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi. Ah, sopra soldi già spesi. Colazioni francesi. Ah, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto. Intelligenza artificiale è l'argomento principe a livello di telecomunicazioni, questo algoritmo perfetto che si aggiorna, in grado di scrivere, in grado di realizzare foto, è l'algoritmo perfetto con costanti aggiornamenti. Non è però né un programma né anche un'applicazione, e se ne parla anche nella capanna internazionale. Forse arriverà anche lì? Vediamo un po'. Jessica, ce ne parla un po' lei? Buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, allora, per la questione intelligenza artificiale. Sì, Jessica, un pochino di vitalità, un po' come la nostra biscottara, voglio dire, che è molto elettrica con i suoi compiti, ce la fa anche lei con il Word, ce la fa a parlare più veloce. Dai, su, dai, c'è dai. C'è una storia su questa intelligenza artificiale, sì. Non è la prima volta che si sente questo, ma il problema, Simone, infatti se tu vai sotto. Ma dove sotto? Jessica, però cerchi di essere un po' più innanzitutto recettiva, se no facciamo come la nostra biscottara. Allora, vi serve qualche cosa, che farete stasera? Dai, andiamo, allora, su. Sì. Ci sono alcuni articoli collegati, tipo che danni può creare, quali problemi può avere questo... questa intelligenza. Cioè l'intelligenza non ha nessun tipo di problema, lei non crea nessun problema, è molto probabile secondo gli studiosi che possa togliere comunque lavoro all'essere umano. E lui, ecco, si ricorda che tu prima gli hai chiesto di una informazioni frase su questo tema. Esatto. Qui, Jessica vuole comprare una vocale in un altro modo, un'altra frase diversa ed è assurda. Io che mi vuol ci dire? Sono fatta scrivere delle canzoni. Ci dica, Jessica, canzoni, sì? Di alcune canzoni e le ha scritte bene. È certo che le ha scritte bene. Eh sì, è vero. Ora il problema tra noi, di noi speaker, Perché anche lei è una speaker, Jessica, giusto? Sì, non sì. È solo scritta, come ho detto. Ci puoi fare di tutto, le Jessica, foto, di tutto. Dai, dai, partendo dal testo, quindi gli puoi scrivere tipo disegnami, non lo so, realizza, e questo è molto bello per noi talpette che non lo possiamo fare, però ovviamente per in generale come avrebbe detto la nostra ciribottolata, effettivamente rappresenta un problema. Jessica, al dono della sintesi, però lei non sa minimamente dove sta di casa, per esempio su Audible che ci sono cosa? Ore, mamma ore mia, di lettura da parte di doppiatori famosi, eccetera. Prendono senza permesso le voci. Davvero? E poi? Cosa che è successa, tra l'altro, sia il dubbio che sia successa anche a Mario,
prendono le voci e le utilizzano al posto tuo. Ti rendi conto? Ma ci stiamo rendendo conto? Qualcosa prendendo di... prendendo i soldi al posto tuo. Già, è vero, è vero. Ora, è vero. Ora, cosa? Quando è una cosa grande te ne accorgi, ma se sono cose piccole tu non te ne accorgi. È vero, è assolutamente vero. Si parla di qualcosa di serio all'interno della capanna internazionale. Anche la nostra bambina Jessica che fa la pipì a letto e tra poco continueremo a parlare di chatbot. Nella capanna internazionale si parla di questa intelligenza artificiale, stranamente, effettivamente anche dai messaggi che sono arrivati al 3711 20 21 03. Federico da Milano che scrive: Simone, ma state scherzando, state parlando di qualcosa di serio? Sì, stiamo parlando di qualcosa di serio nella capanna internazionale, incredibile ma vero. Anche noi a volte ci concentriamo su cose interessanti e sicuramente su la profondità delle varie situazioni, sicuramente chatbot, che, della quale poi arriverà entro la prossima metà del 2023, trascorsi i 6 mesi teoricamente di stop di aggiornamento di cui è stato raccolto le firme, tra l'altro uno dei promotori è stato anche Elon Musk, ecco, per annullare, fermare gli aggiornamenti almeno per questi 6 mesi. Però è altrettanto vero che state facendo con sto Larsen della voce, che mi crecchia tutto, dai. Però allora succede che comunque sia la quinta generazione sarà molto difficile, tra l'altro secondo gli sviluppatori, distinguere lei dall'essere umano, ed è veramente spaventosa come cosa. Credo che i governi dovranno prendere un attimino coscienza di quello che sta avvenendo con questa chatbot, di cui comunque continueremo a parlare tra pochissimo, dopo la nostra seconda e ultima pausa pubblicitaria, con i tempi di Jessica Rapposelli. Perché per dire una cosa, per tirare giù un concetto ci sta le ore, e poi parla tutta così che ti fa venire, altro che parla lentamente, parla veloce. Lei va bene, ma io nel frattempo che faccio durante la pausa pubblicitaria, volo, anzi tutti coloro che hanno inviato la loro candidatura per poter indossare il mantello magico di Simone Papini e poter provare a volare con me nel mondo, adesso in questa pausa pubblicitaria voleremo insieme e vi darò, impartirò lezioni di volo, e allora venite con me. Stai ascoltando Tempo Zero. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Llego quitativo el party, ni bulla te pone recho. El humo juca me arrebata y me enfoco en tu pecho. Todo el mundo desprogramado, siendo el party dislocado. Y que ni de los platos es que estamos liquidados. Te corre guarda, te atraca y un guaremate pa'l mandado. Porque andamos en VIP, tú y tu coro está picado. Van en mute apagado y eso que no me he buscado. Deja que mangue el malvete que se le eche en todos lados. No. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es. Ponme tu eso pa'lante, 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 pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, 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 pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante.
pelagato. Mami, pico para acá, pues no te damos pelagato. Mami, pide lo que quieres, si es por cuarto, yo lo gasto. Te he matado por un moquito, y eso con pito le meto. Tuvo siente un tiempito, pero nunca tuve quito. A los líderes de promoción y a los foques no te doy. Porque mi música es barrial, soy tribón desde chiquito. Ahora me metí esta wiki y se lo guapo un día todito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'intelligenza artificiale se ne parla ovunque, anche all'interno della capanna internazionale. Questa emittente radiofonica irraggiungibile, inesistente, si parla però di qualcosa di assolutamente reale: l'avvento e l'arrivo nella prepotenza dell'esistenza dell'algoritmo perfetto. Jessica, allora, ora, per chi vede questa foto, descrivo, è un, come l'ho detto prima, è un gattino. Chi gliel'ha fatta questo, l'intelligenza artificiale? Una frase sul gatto. Sì, si allontani dal microfono, Jessica, mi raccomando, così la sentiamo meglio. Fatta creare dalla chatbot GPT, sì, il bot. Quindi praticamente di mio non c'è niente. Esatto, visto, quindi riesce a realizzare anche delle meravigliose foto e senza che l'uomo praticamente ci metta nessun tipo di mano. Ecco. Per farvi capire, ragazzi, a che cosa siamo arrivati. Alla paura, veramente, alla rivolta delle macchine, al Mageddon, veramente siamo arrivati. Questo è un altro bot. Non è una botta di vita, ma veramente una botta di... Vi ho parlato del testo, vi ho parlato dell'immagine. Mm-hmm. Questo crea musica. Cioè, praticamente, aspetti, lei ha trovato il sito del bot che crea anche la musica, quindi anche i tappetini. Tappetini, me li crea. Crea magari tappetini, che tappetini. Tu puoi utilizzare per i programmi. Figo. Addio ai musicisti. Anche se, purtroppo, cosa? Io adesso non l'ho sentito com'è. Scaricandone uno, vabbè, probabilmente la qualità audio non sarà magari migliore, però vabbè, qualità audio non sia però, altissima, però comunque sia ti ha creato una musica da una descrizione testuale. Cioè, praticamente io, che sono uno speaker seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone, chiedo a chatbot, quindi all'intelligenza artificiale, all'algoritmo: mi crei per favore, e glielo scrivo, un tappetino. Ora tra poco ci vado a vedere, un tappetino per i miei programmi seguiti in tutto il globo, e lui mi fa il tappetino. Figo, però, volendo. Ovviamente la devi mettere in inglese, però. Lo so, vabbè, ma ci sono i traduttori, Jessica, lo fanno praticamente tutti, tutti i browser, no? Basta aggiornare. Faccio un audio che faccio prima. Il problema... Quale? È che queste intelligenze, tipo la chat... Certo, la chat è utilizzata per scrivere la tesi, però... Esatto. Molte tesi, a quanto so... Il problema è che a livello morale l'essere umano è un po' come la penicillina, no? Quando fu inventata la penicillina, è una cosa fondamentale a livello medico, e ci hanno però a quel punto anche tirato fuori la bomba atomica. Quello è. Ha capito? I controlli possono arrivare ad un certo punto, esatto. Perché tu alla chat gli puoi dire, esempio, fammi una... Mamma mia, Jessica, posso chiedere alla chat di darle un po' di minimo di dono della sintesi e di sintesi e di svegliarla un attimino? Ma vuole un po' di energizzante, di ginseng, per favore? Sì, sì, esatto. Lo so, speriamo. È un serio problema. È un serio problema, sì, questo. Comunque. Allora, sì, cosa? Di base queste cose vengono create per migliorare la vita. Eh già. Magari, soprattutto per chi lavora tanto, potrebbe essere un aiuto... molto grande, insomma, prendiamolo in modo positivo. Il problema è che però l'essere umano potrebbe usarla per qualcosa di meno produttivo, cioè anche per togliere lavoro al prossimo. Ne continuiamo a parlare, qualcosa di serio nella capanna internazionale, incredibile ma vero. Ho quattro pali di maglia, ma la buco con le canne mentre le muove il culo. Penso che anche Dio è grande, se callejero, innamorato vero del peligro. Bevo una tequila e dopo glielo pongo a ritmo e bom, 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 bom. La calle, uomo delinquente, l'ho detto alla mia gente, moriremo leggende. Ho una giacca di Gucci, di pelle di serpente, matandolo a strata, stratata, un po' sempre. Chiama il tipo, prendi il tavolo, siamo in 45, e il tiburon in tasca una 45. Plata ma splata dentro la mia Fendi, con il ferro in bocca e l'apparecchio sui denti. Delinquente, 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 delin
con Casey, con Keida, con Raisa, wow. Soldi come pesi, 100k sulla panca. Neanche quello che parla, forse è meglio stare zitto. Oggi ne esco lindo, bendito come Cristo. No, no, love, sex, American Express. Ho fatto 2 milioni ma sto sempre sotto stress. Love, sex, le bozze da Sarajevo. Fissata con l'LT, beve solo coca zero. Se entra nella disco spendo più o meno il tuo stipendio. Tutti i pezzi da 20, mamma li sto ripulendo. La tua tipa ascolta Liga, la mia pompa al reggaeton. Trovati un lavoro, portami un'altra patrona. Reggaeton, reggaeton, paparapopo, reggaeton, reggaeton, siamo tutti qua, tempo zero là, e insomma ragazzi, delinquente, 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 questi pezzi reggaeton, sbaglio al di là anche del fatto comunque, no, del nuovo singolo di Anna Energy, un po' di doppi sensi, anzi lei ci ha buttato giù veramente una parolacciona di quelle incredibili, no, voglio dire, nel suo pezzo musicale Anna, nel suo pezzo trap, tempo zero, The Big Family Radio, dal 17 al 23 da aprile 2023, quanti 3 ci sono? 3x3, 3x3, 23, 3x3. Così, cose, mentre io sono stanco perché nel frattempo durante la pausa pubblicitaria, prima di parlare con i ragazzi della capanna internazionale, sono stato a volare con il mio mantello e allora sono un po' così, un po' come un pipistrello effettivamente. E mentre voi vi state preparando per, magari anche sì, per organizzare le vostre vacanze, vi ripeto, spero che siate più organizzati di Simone Papini, perché io con i miei amici, loro mi dicevano: Simone, guarda, siamo già alla metà di aprile, dai, prenotiamo. Io, ma no, ma c'è tempo, tanto per chi vuoi che si sposti. Ragazzi, per una botta di fortuna abbiamo trovato posto sul treno e un paio così di camere, ma insomma. A proposito di camere, voglio raccontarvi la storia di Giuseppe, che è un, se non Giuseppe quello dei Due Moschettieri, no, non è di Star Grosseto, ma proprio un signore, un ragazzo di 34 anni, vive in una borgata, in una periferia di Roma, è tornato a casa la scorsa settimana, prima del solito dal lavoro. Se state pensando che era fidanzato, ha trovato l'amante a letto, no. No, niente di così sbagliato, però ha a che fare col sesso, in quale maniera? Lui praticamente torna a casa e prima del solito e trova praticamente il proprietario di casa insieme ad altre 20 persone completamente tutte ignude dentro casa, perché che stavano facendo? Mannaggia ragazzi, se vuol fa niente. E che stavano facendo? Avevano allestito, in assenza del proprietario di casa e in assenza di Giuseppe, un set cinematografico a luci rosse, quindi per girare un film porno. Giuseppe arriva a casa, questo ragazzo arriva a casa e diceva: che minchia state facendo allora? E il proprietario di casa ha detto: ma guardi che ora smontiamo tutto. Siccome poi Giuseppe ha voluto giustamente chiamare i carabinieri, quando sono arrivati ora e rinviati a giudizio, lui sospetta che non sia la prima volta che questi, insomma, no, che questi burloni si siano impossessati di casa lui quando non c'era, di casa sua quando non c'era. Ma qual è il problema però? E voi vi chiederete: ma come mai il padrone di casa è entrato nell'appartamento di questo ragazzo? Semplicemente, unicamente perché si era fatto la copia delle chiavi di casa di questo suo condomine. Come
Dai, che io volo col mio mantello magico, volo e vi ho portati negli anni Ottanta. Ma dai, ma venite, dai, tutti col mio mantello magico, io volo, 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 volo via. Oggi mi è presa questa cosa del volare, effettivamente, non ce n'è un, non, come non ci fosse un domani. Pebble Disc Machine, il loro nuovo singolo negli anni Ottanta, perché no, perché questo pezzo musicale, perché sì, sonorità, super rhythm. Sonorità sicuramente degli anni Ottanta, e tutti coloro che sono cresciuti o erano bambini come Simone Papini, sicuramente queste sonorità musicali ci ricordano ancora questa cosa dell'art. Mi fate vedere a livello televisivo, mi avvicini per favore la telecamera? Un attimo, perché io devo capire che state facendo con la mia voce, che già dopo parlo velocemente, perché io poi se parlassi così velocemente probabilmente non capireste che sto trasmettendo dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto e mi mandereste un messaggio WhatsApp dove eventualmente orecchio all'apparecchio. Guardate, io sono una macchinetta, ve lo dico, però ci stiamo, insomma, ci stiamo lavorando. Dicevamo, questo pezzo musicale richiama sicuramente molto le sonorità degli anni Ottanta, il nuovo singolo di Pebble Music Machine, settimana dal 17 al 23 aprile 2023. Signori, amici ascoltatori, anzi, signori, l'ho detto, quante volte l'ho detto? Due volte? Allora, signori, in se può di Rutto, se sa se può di ancora lo scopriremo solo vivendo, magari dopo la diretta, ecco. Se può di più niente, ma che è? Siamo censuratissimi. E perché tocchi l'alsen, ho capito, della voce. Però vedi che a livello televisivo e radiofonico mi accorgo subito, delle cose. Che sentivo la mia voce che crecchiava, non è una parolaccia. Quanti dubbi interrogativi ho io alla fine di questa trasmissione, io avrò il telefono che bollirà, come l'acqua della pasta, effettivamente. Signori, dicevamo, signori, tre, siamo a tre, segna? Tre, ok. Amici ascoltatori, siamo prontissimi questa settimana per concentrarci sulle uscite in versione podcast reloaded nei nostri fruitori di servizi, quindi in servizio di TV, abbonamento o ricaricabile, per andare a scoprire quali sono i film a noleggio. Quindi, proprio in questa settimana, dal 17 al 23 aprile 2023, il primo film in movie streaming ideato e condotto, questo prodotto, all'interno di Tempo Zero dal sottoscritto in collaborazione con la nostra testata giornalistica, vero a 24orenews.it. Vedi come sono bravo? Allora, andiamo ad ascoltare insieme quindi il primo movie streaming, il primo trailer in versione originale, prodotto da Medusa, quindi Il primo giorno della mia vita. Ci sono un sacco di persone nel vostro futuro che vi aspettano. Più o meno lontane nel tempo, ma sono lì. Tu sei un angelo? No. Potete chiedermi tutto quello che volete. Movie streaming in versione originale, i trailer, i film a noleggio in questa settimana. Il prossimo è... Grazie ragazzi! Tutto dentro! Oh. Stop, ce l'abbiamo. Ciao. Antonio, qua dopo anni di gemiti e orgasmi, tu mi ringrazierai. Questa è una di quelle esperienze che ti riportano alle radici profonde del nostro mestiere. A pupponi! È la prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere, eh? I film a noleggio, versione podcast reloaded. Continuiamo con I migliori giorni, in uscita in questa settimana. Alice! Zio! Non mi rovinare il santo Natale. Il santo di che? Che sei manco cattolica, manco il presepe fai, santo. It's a lovely day. Buon anno e buon divertimento a tutti! Non mi va. Ma se sei te che ci sei voluto venire per ripulire l'immagine? You got a lovely day. Buon San Valentino. San Valentino, una cosa così commerciale, così banale. Tra le varie uscite in versione podcast reloaded a noleggio, Mummie, A spasso nel tempo. Noi invece concludiamo con Me contro te, Missione giungla. Niente da fare, non c'è campo, il telefono non prende. Aspetta, ci penso io. Mi scusi signorina, non è che potrebbe darmi la password del wifi? Come non detto? Lui, ma dove siamo finiti? Non lo so. Secondo te ci verranno mai a salvare? Ho i miei dubbi. Aiuto!
Movie streaming, i trailer in versione originale. Questa settimana ci siamo concentrati nelle uscite in versione podcast Reloaded, quindi a noleggio. Tra le varie uscite vi segnaliamo Io vivo altrove e Magic Mike, The Last World Dance. Movie streaming torna in tempo zero, in esclusiva assoluta, le prossime settimane sulla tua onda radiofonica. Internazionale, e c'è anche il nostro amico Paolo Osidi che, secondo il suo punto di vista, io sarei leggermente troppo esaurito. Secondo mamma Rita, comunque grido troppo, cioè qualcuno può trovare per favore una via di mezzo nella nostra vita. Paolo Osidi, rega, ma rega che, oh rega che, lei comunque è del nord, come può pensare di parlare romano? Che c'è? Qui c'è poco da scherzare. Perché? Che dice? Che c'è? Questo mi preoccupa. Allora, se vuole fare il romano deve accentuare leggermente le vocali. Comunque questo mi preoccupa. Per quale motivo la preoccupo, Paolo Osidi? Che sbu? Che lei però, Paolo Osidi, non è che messo molto meglio. Che vuol dire sbu? Speriamo bene, ma per sì, loro. Ma sì, speriamo bene per loro, speriamo bene per noi, speriamo bene per tutti, Paolo Osidi, dai! Hai bevuto il brandy? Paolo Osidi, io non ho bevuto niente, ma anche a me sembra che non sia proprio messo benissimo. Paolo Osidi, per favore! Dammi un po' del brandy, ma non ce l'ho il brandy! Ecco, loro devono stare sempre così. Insomma, sempre così, sempre sul pezzo, sempre energetico. Diciamo che ci aiuta sicuramente la capanna internazionale e la nostra musica energetica. E noi andiamo avanti proprio con quella. Paura di non riconoscerti mai più. Non credo più alle favole. So che ho un posto ma non qui. Tra le tue grida in loop corro via su una cabriolet. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi, pezzi di vetro, mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso com'è per rialzarmi. Sto silenzio potrà ammazzarmi. Aiutami a sparire come c'è. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, spazzami via come c'è. Ho visto
basta un paio di inferni alla volta. So che vedermi così ti impressiona. Primo in classifica ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce, o da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come c'è. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola. Spazzami via come c'è. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora. Puoi cancellare il mio nome, farmi sparire nel fumo. Come un pugnale nel cuore, se fossi nessuno. Via come cenere, vorrei che andassi di tempo. Ma siamo fuori veramente, te lo dico io semplicemente, coi picchini nella mente la gente ti prende. Sono anch'io un amico terrestre, sono anch'io, sì. Ragazzi, siamo messi veramente, veramente benissimo, devo dire. Siamo alla grande in... tempo? Mannaggia però, ma perché non mi va tempo, sto tempo? Allora, siamo messi veramente bene, avete anche... siete riusciti a remixare la sigla nel pezzo musicale di Lazza. Complimenti veramente, ragazzi, L'appuntamento odierno, sì, adesso sembra un po' il cronista televisivo, non va, ecco, Pierluigi Pardo, via, eccoci, oppure no, il nostro amico di, adesso credo che sia in Prime, giusto? Sì, in Prime, sì, ecco, allora ci sentiamo la settimana prossima, non va, ho parlato troppo velocemente, non va, abbiamo detto le parolacce, non va. Ma non abbiamo detto né parolacce, non ho parlato neanche velocemente, quindi modia stare, modia, capeste, allora! Oh, quanto sto gridando lo so solo io, veramente, ragazzi. Amici, grazie veramente per avermi tenuto compagnia sulla nostra emittente radio televisiva preferita in Tempo Zero, The Big Show, La Capanna. Ci sentiamo, ovviamente, la prossima... Sì, è vero, se non mi fate le battute. La Capanna tutta panna, sì. La Capanna Internazionale, ci sentiamo, dai, non si può finire mai in una cosa normale. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, ragazzi, alla stessa ora, stessa onda, stessa frequenza. Ciao. Ah no, aspetta, anche stessa ora dovevo dire. Ah, aspetta. Ci sentiamo la settimana prossima, stessa ora, stessa onda, stessa frequenza, stesso giorno, che casino. Ciao, ragazzi!